diventa mito perché a noi giallisti piace indagare la nostra parte oscura, penso. E a tutti gli uomini, noi siamo attirati dal bello, ma anche dal male. È la natura umana, non ti saprei dire se c'è una ragione particolare per cui ne siamo attratti, ma lo siamo morbosamente, se pensi ai delitti di cronaca che ci vengono strombazzate da Cogni in avanti, no? Novi Ligure, anche adesso il delitto di Iara fa le prime dei giornali e noi siamo tutti lì a voler sapere perché. E noi giallisti vogliamo anche noi, con le nostre storie, indagare le ragioni del male. Io ti posso rispondere per me. La mia idea è sempre quella di dire, se fosse un romanzo, come svilupperai poi la trama? Lo so che forse non è una cosa molto popolare quella che sto dicendo, nel senso che sembra che tu marci sulle disgrazie altrui, ma in realtà non è così. La prima cosa che mi sono detto di Iara è stata abbastanza... Quello che nella criminologia è un classico, dici, dopo due giorni se non l'ho trovata, è chiaro che non è più viva, come anche con le due bambine scomparse a Losanna, secondo me non c'è più nessuna possibilità di trovarle vive. Eppure, però, in televisione, anche dopo settimane e settimane, cercano di darci questi indizi, questa possibilità che forse la ritroveremo. E quindi tu ti indaghi, ti domandi perché, cercano di fare audience. In realtà nel romanzo poi non creeresti mai una situazione così, perché al lettore dovresti far credere che loro effettivamente sono vive, ma per degli indizi veri che tu hai, e quindi portare avanti la narrazione. Quindi insomma i fatti di cronaca ci fanno interrogare su come noi li scriveremo. Ma la società criminale di oggi in realtà somiglia di più a una multinazionale, perché non è diventata in guanti bianchi e riciclano i soldi, specialmente qui a Milano acquistano immobili in centro, attività, riciclano il denaro dei loro traffici, quindi non è più una criminalità che spara, non è più una criminalità che mette le bombe, non è più una criminalità che agisce a volto scoperto come una volta. E quindi non c'è nessun thriller, diciamo, non c'è nessuna suspense, è tutto abbastanza chiaro. No, semplicemente io penso che nella realtà si parli di cronaca quando non si vuole parlare d'altro, cioè i morti ammazzati, i fatti di cronaca ci sono sempre stati, perché qualcuno che fa fuori la moglie, qualcuno che rapisce e violenta una donna è, diciamo, nella cronaca millenaria del mondo, dei giornali, c'è sempre stata. Adesso ne parliamo a cicli, diciamo, abbastanza ravvicinati uno all'altro, perché magari non abbiamo interesse a raccontare altre cose, no? Quindi se noi facciamo 8 puntate di approfondimento con un plastico di una casa in montagna per capire esattamente, per dimostrare esattamente che poteva essere stata solo la madre, cioè secondo me dopo la prima puntata del primo plastico avevamo tutti capito, c'era bisogno di farne 7? O stiamo cercando di raccontare altro o di sviare l'attenzione da altro? Ma non credo che siano esattamente correlati il fatto che si parla tanto della cronaca nera e la gente legge i gialli, anche perché mi riferisco soprattutto alla letteratura gialla italiana. Noi cerchiamo di raccontare la società, cioè il giallo e il noir è una scusa per mettere la lente di ingrandimento sulla nostra società, su una città, su un determinato gruppo di persone e raccontarlo. E il delitto in genere è un modo per raccontare tutto quello che sta intorno a una persona, e quindi il bello e il brutto. Sembra quasi una scusa, no? Cioè è un modo per raccontarlo, e si potrebbe raccontare anche senza il morto, ma il morto aiuta, crea quella suspense e rende il tutto più avvincente. Ma nessuno di noi giallisti penso interessa raccontare, scrivere un libro soltanto per svelare alla fine chi è l'assassino. Certo, ci sta nello schema classico, ma intanto noi ti raccontiamo una storia cercando di mostrarti anche altro, non soltanto chi è il cattivo. Sì, assolutamente. Nel mio romanzo, l'ultimo, Milano Criminale, ci sono un sacco di interrogativi, perché
su alcuni morti, vabbè, il caso più eclatante è il Pinelli, ma c'è anche Piazza Fontana, ci sono tante domande, il delitto della Cattolica, io parlo del delitto della Cattolica e lì è un delitto che è accaduto 50 anni fa di cui non abbiamo una verità giudiziaria, quindi raccontare queste storie è anche un modo intanto per non farle dimenticare, poi nella fiction spesso io trovo do le mie risposte, che dopo non sia la verità giudiziaria, ma insomma, poi certo se abbiamo il paraocchio non vediamo, se però ci vogliamo informare, leggiamo, capiamo come stanno le cose. Il distretto di polizia, io sono entrato in corsa, quindi mi hanno proposto di scrivere le sceneggiature per distretto, che era già alla... avevano finito di girare la nona serie, quindi dovevano girare la decima e l'undicesima, ho scritto i soggetti per la decima e l'undicesima, quindi era abbastanza tutto impostato, non dovevo inventare niente se non le storie criminali, quindi non mi sono tanto preoccupato dei personaggi, ma soprattutto di trovare delle storie originali che non fossero state raccontate prima, perché in 9 serie precedenti c'erano già di 24 puntate ognuna, si era già un po' parlato di tutto, quindi la difficoltà lì era nell'essere originali in quello che si veniva a raccontare. Sì, sicuramente io ho apprezzato tantissimo prima il libro, poi il film, poi la serie. E quello che ci siamo chiesti con l'editore, con Rizzoli, è stato perché non si è raccontata la mala milanese di quegli anni? Perché a Roma c'era la banda della Magliana, a Milano c'erano molte più bande, molte più batterie e poi c'era qualcosa di diverso. Infatti il mio libro si apre prima della storia di Romanzo Criminale, perché si apre nel 58 quando c'è la rapina di Via Osoppo, che è la rapina più grande che sia mai stata fatta in Italia, la vera rapina al treno, perché loro avevano rubato 600 milioni di lire nel 58, che corrispondevano a 2000 anni di stipendio di un operaio dell'epoca, quindi era qualcosa di fantasmagorico. E poi abbiamo avuto il suonista del Mitra, abbiamo avuto la banda Cavallero, abbiamo avuto il clan dei Marsigliesi, abbiamo avuto Ballanzaschi e Turatello, quindi c'era veramente tantissimo materiale a cui attingere e io ho attinto. Di rimanere informato, sinceramente, perché il male fa parte della vita, fa parte del nostro essere, quindi intanto non bisogna negarlo, bisogna accettarlo, sapere che c'è e combatterlo, diciamo, con i mezzi che abbiamo, che sono l'informazione e il sentirsi liberi in quelli a ragionare con la propria testa, sono gli unici strumenti che abbiamo. Io sono vengo dalla scuola dei guardie e ladri e qui a Milano c'era quella che veniva chiamata la Ligera, che era questa malavita guascona, questa malavita che rubava per fame, che aveva un rapporto chiaro con la polizia. Tu fai il tuo mestiere di sbirro e se mi prendi hai vinto tu, se io ti scappo io faccio il mestiere di ladro e ho vinto io. E questo è... io vorrei che si tornasse a quel rapporto facendo l'avvocato del diavolo, cioè... che mentre nel mondo di oggi gli inermi o chi non c'entra niente vengono a morire. Una volta gli sbirri sparavano soltanto ai banditi e i banditi sparavano soltanto agli sbirri, non c'era nessuno in mezzo che ci rimetteva le penne. Ecco, questo è l'auspicio che potrei fare. Ma Luthring, sai, io lo conosco anche, quindi è difficile volerlo condannare perché è così simpatico Luciano. Certo, a voler pensare male, no, come dice qualcuno, si fa peccato, ma spesso ci si indovina. È che lui era sì il solista del Mitra, non ha mai sparato a nessuno e faceva questi colpi, diciamo, da gentiluomo. Però nella custodia del violino c'aveva il Mitra era carico, quindi... se un giorno fosse andata male, invece che gli è andata quasi sempre bene, avrebbe potuto causare qualche problema in più. O forse spegnere qualche vita. Ecco, questo è sicuramente un fatto da condannare.